Sì, grazie Presidente. Noi abbiamo votato contro in Commissione per un motivo molto semplice, abbiamo presentato un solo emendamento di merito. Qui parliamo di iscrivere la Croce Rossa Italiana, le sedi territoriali e comunali della Croce Rossa Italiana di diritto nell'albo regionale della promozione sociale. L'albo regionale della promozione sociale, come tutti saprete, è normato da regionale e prevede un iter da seguire. Le associazioni devono mostrare di avere una serie di requisiti e dopo un iter approfondito vengono iscritte. Ebbene, se ci deve essere questa deroga, cosa diciamo noi? E vi illustro anche contestualmente il nostro emendamento. Se ci deve essere questa regola, questa deroga per la Croce Rossa Italiana, noi chiediamo che ci sia anche per le altre organizzazioni di soccorso pubblico assimilate alla Croce Rossa Italiana, perché non è giusto operare solo ed esclusivamente per la Croce Rossa Italiana. Sarebbe una disparità di trattamento. Croce Verde, Croce Bianca, ci sono tutte una serie, soccorso pubblico e privato, no, parliamo di soccorso pubblico e privato. Quindi noi chiediamo col nostro emendamento di equiparare, quindi di semplificare semplicemente l'iscrizione all'albo delle associazioni di promozione sociale anche per le altre organizzazioni assimilabili alla Croce Rossa. È molto semplice, il nostro emendamento cita testualmente che tutte le associazioni esistenti alla data del 31 dicembre 2013, che come l'Associazione Italiana della Croce Rossa svolgono sul territorio regionale nel settore umanitario quali organizzazioni di soccorso volontario, attività di interesse pubblico assimilabili a quelli svolte dalla Croce Rossa, sono altresì iscritte di diritto nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale. Presidente, io credo che sia doveroso da parte nostra mettere tutte le organizzazioni assimilabili alla Croce Rossa nelle stesse condizioni, perché domani ci potrebbero dire va bene che è previsto dalla normativa nazionale, ma perché avete introdotto questa agevolazione solo ed esclusivamente per la Croce Rossa, quando voi tutti conoscerete tantissime organizzazioni benemerite che operano nel settore pubblico-privato, sono nei paesi, nelle comunità più o meno piccole. Quindi semplifichiamo l'iscrizione anche a queste organizzazioni, non ci costa nulla, Presidente. Semplifichiamo l'iscrizione, perché altrimenti devono aspettare anche loro anni, perché a volte l'istruttoria è molto lunga. Io non dico di aprire l'iscrizione automatica a tutte le associazioni, dico solo ed esclusivamente a quelle che svolgono un'attività assimilabile a quelle della Croce Rossa. Cioè, non creiamo, vi prego, non creiamo questa disparità di trattamento, anche se previsto dalla normativa nazionale. Noi siamo dei legislatori regionali, ecco, creiamo una equità nella valutazione di tutte le organizzazioni che svolgono soccorso volontario. Assessore Sclocco, a lei la parola. Grazie Presidente, capisco la ratio, diciamo, del ragionamento di Domenico Pettinari, però è necessario dire che probabilmente l'emendamento che il dottor Pettinari ha presentato potrebbe presentare diciamo, sotto il profilo della legittimità costituzionale, dei problemi con riferimento all'ordinamento civile, che è competenza esclusiva dello Stato. Di fatto con questa legge recepiamo un decreto legislativo che è il 178/2012 statale, che permette l'iscrizione al registro delle associazioni delle APS ai comitati locali e provinciali della Croce Rossa. Non risulta. Quindi di fatto recepiamo una normativa dello Stato che norma solo ed esclusivamente la Croce Rossa. Non risulta ci siano altre normative dello Stato che ci parlano di un allargamento agli altri, per cui dovremmo andare di fatto probabilmente a cambiare su e non giù, come dire, non
siccome non risulta che ci siano appunto aperture, con questo di fatto, ripeto, recepiamo una normativa di un decreto legislativo, aprire ad altri non... lo Stato non ha normato per aprire agli altri, quindi io ho dubbi sulla legittimità e quindi penso possa essere considerato un abuso e cioè un allargamento non normato. Bene, se non ci sono altri interventi, non mi pare... Quindi io propongo di, siccome ecco, ripeto, questo è un recepimento di una norma statale, propongo di votare questo recepimento perché, come dire, diciamo che è un atto dovuto e poi eventualmente di approfondire se ci sono come dire, possibilità, grazie ad ulteriori approfondimenti, possibilità di aprire anche agli altri. Su questa proposta dell'assessore Sclocco? Sulla proposta dell'assessore Sclocco? L'assessore Sclocco propone... Chiedo scusa per tirare. Sì, ho capito, Presidente, cosa propone. Io ritengo, è lineare, assessore, non ci sono problemi, nel senso che noi, l'albo regionale delle associazioni di promozione sociale, lei mi insegnerà, è istituito da legge regionale, quindi noi possiamo tranquillamente derogare l'iscrizione per le altre organizzazioni di soccorso pubblico e privato, lo possiamo fare tranquillamente, quindi secondo me si può fare, però ripeto, se voi volete votarlo contro il nostro emendamento, votatelo contro, però io ritengo che si possa fare una cosa lineare e anche nei confronti di tutte quelle benemerite organizzazioni che svolgono questo servizio, domani gli possiamo dire non ci siamo occupati solo della Croce Rossa, ma l'abbiamo fatto per tutti, ho capito che lo prevede la norma nazionale, ma ciò non toglie che, dato che l'albo è detenuto da noi ed è legiferato da noi, noi possiamo introdurre questa deroga. Io la penso così, cioè riteniamo, però fate, vabbè, fate come credete, che vi devo dire? Spiegati. Che vi devo dire?